Quello che avete appena visto era Canta Riciclo, interpretato dalla nostra Jessica Caldari. Cos'è Canta Riciclo? Semplice, andiamo in discarica e lo trasformiamo, il materiale che abbiamo scelto, in musica. Ne vi diremo di più nelle prossime puntate. Ritorniamo però sulla polemica, la polemichetta sterile, vediamo, non lo so. Voglio andare da Franky. Franky, ci sei? Era una polemica, una polemichetta sterile? Sì, polemica, vera? Dai, no. No, ho detto che era una polemichetta sterile. Beh, ovviamente la cosa è ormai di dominio pubblico. No, dicevo, a me sembrava molto nervoso. Come si chiama? Marco. Marco, scusami Marco, ma è la mia testa che non funziona. Mi sembrava molto nervoso Marco, mi sembrava molto teso, giustamente la sua prima apparizione, quindi ha giustamente sfruttato tutti i canoni che sono del mostrarsi in pubblico, quindi il braccio così, l'interpretazione, la mossa fatta in qualche... studiata, rivista, vista tante volte, ma infatti è quello che a me non è piaciuto. Si può fare meglio, era riferito anche a queste cose qui. I testi li puoi scrivere molto meglio, secondo me, perché qualcosa mi dice che dentro di te c'è qualcosa di più. Basta tutto qui. Marco? Ah, sì, allora, riguardo il fatto del gesticolare, diciamo così, capisco che sembrano a primo impatto ovviamente cose molto studiate a tavolino. In realtà sono una persona abbastanza spontanea e proprio perché ero nervoso, come dici te, e ti do ragione in questo, è stato proprio un modo mio. Sono una persona molto espressiva quando canto, il contrario di come sono nella vita, ecco. E questo nervosismo, questa tensione l'ho comunque un pochino buttata in questo modo, in questo aspetto scenico, diciamo. Sì, esatto, ma io non volevo dire che tu li avevi studiati a casa, i tuoi movimenti, è solo che hai usato quello che il subconscio suggerisce, quindi tutti gli standard, tutte le cose che funzionano da anni, ecco, tutto qui. Sì, e riguardo ai testi ti posso dire questo. Questa canzone qui, diciamo del mio materiale, sicuramente è il singolo più radiofonico, commerciale, se vogliamo definirlo così. Sì, sì, io mi riferivo più che altro a quelle cose, sai, dai, cioè, sì, se posso, se ho un secondo, ci tengo a dire... No, tu vuole parlare? Mi fermo. Facciamo quella cosa che hai detto adesso ti punisce, eh? Cioè, okay. Dichiarare che un singolo è radiofonico è negativissimo da parte di un artista, nel senso... Allora, io intendevo attenzione. Faccio mea culpa, intendevo, diciamo, del mio repertorio, volevo dire che era quella più immediata, ecco, okay, benissimo. Così. Infatti io avrei una cosa da ridire che non ho detto prima, mi sono dimenticato, e tre volte che la voglio dire. Mi sei piaciuto moltissimo come interpretazione, non mi è piaciuto invece il vestito della canzone, forse... Proprio per quella cosa che ha detto adesso me l'ha tirata fuori. È troppo sentita, troppo banale la parte arrangiativa, secondo my opinion. Bisogna stare attenti, al nostro Fabri sta attento. Allora, Laura o Ronny? Andiamo direttamente da Ronny, partiamo dagli Strawberry? Sì. Io il microfono. Allora. No. Con calma vi dico che il progetto potrebbe essere molto interessante, però a vostro discapito, ma sempre secondo un mio parere, il vostro pezzo non mi è piaciuto, proprio a gusto personale. Poi ritengo che l'arrangiamento elettronico sia interessante, ma proposto in questa maniera a me mi ha stancato subito. Tipo dopo 20 secondi di pezzo non succedeva già più niente, perché non mi è arrivato, insomma, perché sentivo sempre il pezzo che non cresceva mai. Questo era quello che sento io, Cosa rispondiamo, Strawberry? Sono gusti, opinioni personali da rispettare, non... Lo prendiamo come consiglio, magari ci diamo un'occhiata, però niente da ridire, insomma, sono opinioni e vanno rispettate per quelli come sono. È l'opinione del nostro Ronny sugli Strawberry. Ma ti fa onore anche una risposta, anche una risposta così, sì. Assolutamente. Ronny, resto da te per andare sul tuo parere su Marco.
Mai facciamo questo ping pong? Io sarò neanche cattivo. Ho avuto la solita impressione anche di te, cioè un cantante bravo con una bella voce, poco sfruttata, con movenze banali su una base banale. Mi dispiace dirti così, ma è quello che penso. Questo non vuol dire che stai facendo un lavoro inutile, ma vuol dire che stai iniziando a fare un lavoro, hai le idee chiare e portale avanti. Marco? Okay, sì, accetto le critiche in maniera... Accetto la critica, e, essendo consapevole che comunque c'è tanto da lavorare intorno a questa cosa, so che c'è da rimboccarsi le maniche e con tanta umiltà fare musica. Quindi Strawberry e Marco Zelli molto umili. No, non siamo belligeranti. Non siamo belligeranti, a quest'ora non siamo belligeranti. Tieni il microfono perché c'è... Magari domani ci si rincontra, no, si discute per bene. Laura? Sì, io sono quella sicuramente più buona. No, comunque, no, non è vero. No, io volevo partire da Marco, che io non sono una cantante che ascolta e ho mai ascoltato il pop italiano. Cioè, proprio sono lontanissima da quel genere. Però la mia impressione è stata che lui può fare molto di più, infatti, come dicono loro, togliere le movenze, quelle già costruite, viste, prendere la chitarra, scrivere in maniera più profonda, anche più, forse non ti vedo Marco, però insomma so che puoi farlo perché ti ho sentito interpretare benissimo quel pezzo, veramente con personalità, e quando si canta in quel modo, con quella personalità, vuol dire che c'è del materiale, per cui io ti preferisco in quella veste, e in quella veste mi piace tantissimo. Invece ragazzi, a me alcune cose della vostra linea, del vostro arrangiamento mi sono piaciute. A un certo punto anche a me ha dato un po' di stanchezza il pezzo, effettivamente mi sembrava a un certo punto non aveva più quella trazione su di me, però se proponete quelle cose e le fate in italiano, credo che sia un progetto veramente interessante. Tanti argomenti per Laura, vuoi rispondere a... Sì, io la ringrazio innanzitutto per i complimenti e sì, concordo, nel senso che io vengo comunque dal pop, anche quando con la band suonavo Britpop, perciò la roba molto morbida mi sta molto bene addosso. E sì, andando avanti in questo lavoro voglio scrivere anche roba più profonda e anche cercare di dare dei contorni più morbidi a tutto quanto, che mi stiano meglio addosso, come dite voi. Grazie. Passiamo agli Strawberry. Hai visto più belligerante? No, sul pezzo inedito, no, perché non ho capito, sul pezzo inedito dicevi? Ah, ok. Sì, come tipologia di pezzo magari abbiamo scelto male, nel senso non abbiamo una decina, probabilmente abbiamo dei pezzi un po' più movimentati, quindi può darsi che questo sia un po' troppo statico, ma... No, ma... Una critica al brano, ma secondo me forse comunichereste molto più e in maniera originale se questa cosa... Le proponi in italiano, cioè, okay. Perché quell'inglese è un po', lo vedo un po', ecco, ancora, cioè sento una cosa che potrebbe essere interessante, ma quell'inglese me lo fa sembrare un pochino più elementare. E allora ti dico, prova a fare uno sforzo, perché lo puoi fare, perché la voce ce l'hai, e farlo in italiano. Va bene? Abbiamo raggiunto una sintesi buona per il futuro. Ragazzi... No, ma non ci ha detto niente però, se vuole parlare... Sì, anche Frankie? Ragazzi, vi lo evitavo volentieri, ma se proprio insistete, sono curioso. Velocissimamente, come si diceva prima, perché abbiamo pochissimo tempo. No, velocissimamente non posso, perché sarebbe lunga da spiegare. Io comunque trovo che ci sia dell'incongruenza fra quello che fate e il vostro atteggiamento anche lì. Cioè, è un po' troppo menefreghista il vostro atteggiamento, che se fate un certo tipo di punk e proponete e avete una proposta forte, allora va bene. In questo modo io non capisco perché dovrei scegliere voi anziché un altro, cioè tanto apparentemente sembra che non vi freghi granché di essere qui o essere in pizzeria, tutto qui, forse sì, forse timidezza, non lo so, però lavorate su questa cosa qui. Ok. Ti interessava? Sei rimasto soddisfatto? No, ogni parere è interessante.
Siamo arrivati alla fine della terza puntata di Bonus Track. Io faccio un in bocca al lupo agli Stroberi e un in bocca al lupo a Marco Zelli. Saluto i miei giurati, quindi Ronny, Fabrizio, Laura e Franky. Non ho più niente da dirvi, se non che è andato tutto bene, l'abbiamo fatto con il cuore. Resta collegato. Come, come? Hai sonno? Sì, un po' stanco, dai. Sei contento di come è andata? Sì, contento. È uno scandalo! No, scherzo, scherzo. No. Siamo divertiti, davvero. Siamo arrivati alla fine del... in un certo senso posso dar ragione a lui, perché sì, non me ne frega. Però se si passa gli posso far capire che il nostro gruppo funziona molto diversamente da così. La cover, si è rotta una corda, insomma, a pezzo quasi finito. Però... Resta collegato. Resta collegato.